Le pratiche arretrate del genio civile della ricostruzione privata del cratere aquilano saranno evase in 2 mesi attraverso un organico che è stato rinforzato sin dai giorni scorsi. Si è svolto infatti un proficuo incontro all'Aquila per affrontare il problema della mole di pratiche arretrate inevase dal genio civile del capoluogo. Vi hanno preso parte il vicepresidente della regione Lolli, il consigliere regionale Pietrucci, il dirigente del genio civile Giancarlo Misantoni e rappresentanti delle categorie interessate. Il termine di 2 mesi per smaltire le circa 350 pratiche arretrate relative alla ricostruzione privata dell'Aquila, in cui sono comprese le 75 già in lavorazione, verrà ottenuto con un organico potenziato composto da 10 dipendenti di Abruzzo Engineering, 3 del consorzio ISEA e 15 professionisti esterni dall'elenco predisposto nei mesi scorsi per esternalizzare i depositi. Complessivamente 28 unità lavorative già entrate in servizio e in procinto di farlo nei prossimi giorni. A questi si aggiungono 19 istruttori, complessivamente già operativi da almeno un mese, di cui 8 all'Aquila, 5 ad Avezzano, 4 a Sulmona e 2 a Teramo. Una volta smaltito l'arretrato a regime per la ricostruzione del cratere aquilano, al genio civile rimarranno in 19, 8 dipendenti effettivi, 8 da Abruzzo Engineering e 3 di ISEA, una composizione di organico che la stima dovrebbe consentire l'esame delle pratiche che progressivamente affluiranno senza la formazione di arretrati. L'obiettivo è evadere insomma l'arretrato e ripartire spediti senza ovviamente penalizzare l'accuratezza del lavoro, da cui dipende il valore imprescindibile della sicurezza degli edifici.